Allora, che cosa succede? Che come al solito cerco di aggiornarvi sulle varie fregature. In questo caso non vi fregano portandovi via dei soldi, ma vi fregano in un modo diverso. Vi fa vedere. Allora, avete presente, adesso qui ho scelto un titolo a caso per fare l'esempio, su Amazon quando ci sono i libri che diventano i più venduti. Vedete lì in alto? Il più venduto c'è questa scritta, no? In questo caso nel lavoro e nel raggiungimento del successo. Quante volte è successo, appunto, a proposito di successo, che come dire, qualcuno, soprattutto i big gurus, vi dicano: guardate che siamo primi, il mio libro ha avuto un grandissimo successo e voi avete la sensazione che quel libro effettivamente sia il primo su Amazon. In realtà c'è il trucco. Il trucco è questo: le categorie dentro Amazon sono veramente tante e soprattutto vengono aggiornate ogni ora. Quindi cosa significa? Che quello che vuole apparire primo, che cosa fa? Sceglie una sottocategoria perché sono veramente migliaia. Quindi ne sceglie una in cui durante quel giorno probabilmente non sarà uscito un altro libro. Concentra le vendite, magari con delle prevendite. Dov'è la prevendita? Eccole qua, la prevendita. C'è qua un simbolino che rimane, vabbè, qui siamo, è un esperimento, è un, come dire, come sapete questa è una piattaforma, no, di test strana, facciamo delle cose che normalmente non si fanno online e allora ogni tanto qualcosa non funziona, ma fa parte, è anche il bello della diretta, come dicevo una volta. Quindi concentrano le prevendite in una volta, in un giorno solo, e magari con un po' di pubblicità, è quella più che legittima, come dire, un pochino meno. Per diventare primo di categoria, queste tecniche, ci sono proprio dei siti, uno si chiama BookBim e si occupa proprio di andare a studiare, a vedere i competitor di quella categoria in quel momento che cosa stanno facendo e vi dicono proprio quando pubblicare, dove pubblicare e in che modo. Poi ce ne sono altri un po' meno, come dire, puliti, non che questo sito non lo sia, anzi è un sito pieno di tecnologia che vi permette di capire un mucchio di cose tra cui proprio quando pubblicare che cosa, ma soprattutto il vero problema è che ci sono dei compratori che nei vari siti, come dire, dedicati a questo si rendono disponibili a tra i 60 e gli 80 centesimi a copia, questo è il prezzo di mercato, che sostanzialmente comprano per voi i libri, comprano per il guru che vuole apparire primo i libri, li precomprano, ne bastano veramente 10 al giorno per riuscire ad arrivare primo in classifica ed ecco che diventa il più venduto. Si fa uno screenshot e quello screenshot si manda ai propri follower, che appare, per cui appare così. Infatti, se vi ricordate qualche fenomeno del genere, andate a vedere ora o il giorno dopo o dopo qualche ora, se è ancora prima, probabilmente non lo sarà rispetto al suo post. Allora,